Un'opera incompiuta, impresa in ginocchio che rischiano di saltare per aria e dipendenti delle stesse che tremano e che potrebbero trovare sotto l'albero brutte sorprese è la paradossale situazione in cui si trovano quelle ditte appaltatrici incaricate della costruzione di un mega parcheggio nell'area della fiera di Foggia. Solo quella che si occupa dell'automazione, un'impresa laziale, avanza qualcosa come 700.000 euro. Un mese e mezzo fa l'amministratore unico, Fortunato Di Masi, lanciò il suo grido di dolore. Da allora però nulla è cambiato. Regione Puglia ed ente Fiera di Foggia continuano ad essere insolventi. Le aziende non possono finanziare la pubblica amministrazione con i soldi propri, insomma. Noi abbiamo tra diretti e indiretti 40 persone intorno che dobbiamo continuare a garantire la loro vita, la loro tranquillità, al di là di quello che è l'azienda nostra, insomma, ecco. Ci stiamo intruppando in questo cantiere, è terribile. Un maxi cantiere che resta dunque fermo, lavori sospesi da ormai oltre un anno, eppure basterebbero 3 mesi appena per completare l'opera. In fiera intanto da qualche giorno c'è un nuovo commissario incaricato dalla regione, Claudio Sottile. Idee chiare laddove dovessero continuare a non arrivare risposte da regione e fiera. Ci rivolgeremo alla procura, la procura forse non interviene d'ufficio. Beh, un foglio di carta intestata in cui gli spieghiamo questa cosa e gliela portiamo. O altrimenti il secondo fatto è quello di rinunciare all'impianto, per cui fermare tutto vuol dire ci fermiamo altri 7, 8, 10 anni, non so.